Comincio io con una domanda e te ci fili la risposta, oppure comincio no, io? No, comincia a parlare te, ma fai le domande lunghe, io le risposte brevissime, dai. Vediamo come viene. Allora, siamo qua perché ti conosco bene e le cose che mi colpiscono di più del sentirti parlare sono i cenni biografici sulla tua vita piena di avventure meravigliose, ma la cosa strabiliante è quando parli degli altri, perché sembra che tu abbia conosciuto tutti. Io ti ho sentito parlare di Picasso, ti ho sentito parlare di persone che io ho letto solo nei libri di storia dell'arte e che penso che in pochissimi abbia avuto l'onore di conoscere, però è così ben pensato. Ma soprattutto è difficilissimo trovare una persona che abbia la capacità di ricordarsi di tutte le persone che ha conosciuto. Durante l'arco della vita capita di conoscere persone importanti, ma a volte non ci cambiano la vita, non interagiscono. L'idea che mi è venuta, Giorgio, è quella di sfruttarti, fra virgolette, per fare una specie di vite, le vite del Vasari, cioè queste interviste meravigliose che il Vasari faceva coinvolgendo Michelangelo, coinvolgendo Raffaello, le vite del Novecento viste da Giorgio Michetti, i personaggi con i quali sei entrato bene o male in modo tangente, cominciando magari dai primi ricordi che hai, ricordi giovanissimi. Te hai cominciato a dipingere giovanissimo, conosco la tua esperienza che ti ha portato a conoscere anche Pirandello, e più di una volta ho sentito raccontare aneddoti su persone che consideriamo epiche. Partirei io ti faccio una serie di proposte di persone delle quali potresti parlare. Molti magari non le hai mai conosciuti, ma immagino che gli artisti versigliesi o che hanno gravitato in Versilia tu li abbia conosciuti un pochino tutti, bene o male. Sì, quasi tutti, marginalmente li ho conosciuti abbastanza, avvicinati meno di questa gente qui, un po' per diversità di età forse, un po' perché io ero un po' lontano da questo gruppo culturale, vivevo un'altra vita, altri contatti, altra gente. Ero in quel periodo lì, ero più sportivo che pittore, capito? Sì. Più canottiere che pittore. Beh, anche legato all'età, immagino, quando sì, era legato soprattutto anche all'età. Però dopo, crescendo, naturalmente sono cresciute anche le voglie di fare. Certo. E quindi mi sono dedicato più intensamente al mio lavoro, però ovviamente è capitato anche di conoscere, avere la possibilità di conoscere qualcuno di questi personaggi che tu mi ricorderai man mano certo. Che andiamo avanti. Sì, magari anche per caso, no? Le cose belle della vita sono quelle che succedono. Anche soltanto visti, eccetera. Perfetto. Quindi comincerei da un'esperienza che so che hai avuto, perché te lo sentirò raccontare una volta, ma va colpito. Ti appunto da ragazzino, che immagino che pensi a nuotare, che pensi alle bimbe, che pensi a ben altri interessi. Soprattutto, no? Però immagino te a 16 anni che conosci persone più grandi di te, grandi anche in senso di... In ogni senso, e appunto cominciando dal primo che mi viene in mente, che è Lorenzo Viani, so sì. Che ho avuto anche occasione di incontrarlo. Sì, questo è stato uno proprio dei miei incontri più suggestivi, diciamo così. Lorenzo Viani lo conoscevo perché era un tipo rustico e poi aveva delle amicizie un po' particolari, e poi capitava qualche volta in farmacia da mio padre, ecco perché mi ci sono avvicinato di più, perché soffriva d'asma. Se per caso in città gli veniva un attacco di asma, alla prima farmacia che trovava si infilava in farmacia. Quindi ho avuto anche l'occasione di vederlo da vicino, anche se il contatto non c'era. Poi naturalmente, sapendo chi era, e sono andato a cercarlo io quando ho cominciato io a avere voglia di vederla darsi nell'ambiente che era più gradevole allora, l'ambiente marinaro, i darsi, le vele, i trabaccolari, insomma era un paesaggio e una stirpe di uomini che ti attiravano, perché erano molto interessanti dal modo di essere, di vivere, di comunicare con gli altri. Io sto pensando al periodo storico, cerchiamo di contestualizzarlo per chi non ti conosce, per i pochi che non ti conoscono. Allora, te sei del 1912, quindi stiamo parlando di un Michetti quindicenne che conosce quindi a 15 anni un Lorenzo Viani 27enne, che ha già avuto un'esperienza impressionista,
Sì. E che in quel periodo, probabilmente, correggimi se sbaglio, è in una fase già impressionista, cosa abbastanza rara in Italia, perché l'espressionismo in Italia di fatto infatti, usciva fuori dalla, diciamo così, dal gruppo dei pittori e degli artisti che giravano intorno a noi. Sì. C'era una personalità spiccata, un po' per carattere, un po' per effetti di nascita, è nato nel punto più povero della città di Viareggio, quindi è rimasto a contatto con la povera gente, quindi è rimasto attratto da questo ambiente. E la Darsena la frequentava spesso, anche perché lui è nato in Darsena, quindi era anche vicino di casa, la parte più divertente, interessante e poetica anche. Vero. Della nostra Viareggio. Certo. Un giorno, curiosando quella tazza, lo vidi che dipingeva un angolo della nostra Viareggio e mi fermai dietro di lui. Posso andare avanti? Certo, devi. Ecco. Mi fermai dietro di lui a dovuta distanza perché sapevo, per sentito dire, che era un caratteraccio. Non era un carattere divertente, spiritoso, con il quale potevi anche dire una coglionata, scusa il termine, ma ci si rideva sopra. Mi sembrava una persona molto seria, molto, molto privata, molto provata e molto decisa. E dipingeva un angolino della Darsena. Io mi sono messo dietro, si vede che ho fatto chiasso, perché lui si è girato verso di me, che era a distanza di 5 o 6 metri, e mi fa: che ci fai lì? E io gli faccio: perché mi garba? Una risposta mi sembrava ovvia, non sapevo dire altro. Ah! Mi fece lui e si rimise a dipingere. Fantastico. Così non mi rivolse più la parola. Questa è la grande chiacchierata che io ho fatto con Lorenzo. Meraviglioso, perché è verissimo, nel senso è un ricordo non distorto. Guarda, l'ho raccontato tante volte, però sì. Insomma, ma mi ha già se tu ne hai bisogno... ci ripetiamo. Non ripeti mai, quant'è che ti conosco? È tanti anni che ti conosco, non ti ho mai sentito due volte ripetere la stessa cosa nello stesso modo e sempre dici la verità con la lucidità. Mamma impressionante. Mia, il personaggio. Lo sai, il personaggio sei te in questo caso qui, sei al centro di queste cronache, dai. Okay. Bellissimo, visto da Michetti tutto questo corollario di persone. No, da come hai descritto prima Viareggio, questa Viareggio povera, mi ha fatto venire in mente un parallelo appunto con quello che poteva essere la Francia degli impressionisti, ovvero sia una città in apparenza ricca, piena di lustrini, nello scorcio dell'Ottocento, però con un'attrazione quartiere famoso dei bravissimo poveri, che era più Parigi attraente poveri. Della parte ricca. Esattamente. Ora non so se riesco a spiegarmi un concetto, me l'hai suggestionato a te questa idea qui. Viani è stato attratto da quel quartiere lì, da quello povero, cioè l'attrazione della parte più alta della società verso la parte più bassa. Sì. È Victor Hugo che scende nelle fogne di Parigi perché è più interessante. Perché è più interessante. L'inferno è divertente, il paradiso non è così divertente. Una vita vera in quella Parigi. È quello che ci interessa. Una anche vita perché sofferta. Stiamo dicendo queste cose in un'epoca piuttosto povera. Piuttosto povera. Però non c'ha un'attrazione, nel senso, non è divertente come poteva essere stato descritto o sdoganato l'estetica del periodo che ci sta raccontando, e stiamo parlando dei primissimi del Novecento, quindi Viani è già un personaggio che esprime una se vogliamo una marginalità sia a livello economico che anche a livello italiano. Non è molto italiano come personaggio, infatti, non ha emuli, non ha avuto, infatti, è vero, è unico, mi dici, è vero, sì. nel suo panorama. Persone che invece, ora arrivando a un periodo di parlando di un periodo di rinascita per l'arte e per l'economia italiana, il periodo legato al futurismo, te ti classifichi, ti sei spesso definito un pittore futurista che esprime un entusiasmo per il progresso e per la gioia di vivere piuttosto alto. Dunque, anche io se... sono nato nel futurismo. Infatti. Esatto, quindi non me ne rendevo neanche conto che cosa si stava succedendo intorno a me, cosa avveniva intorno a me. Mi sono accorto soprattutto quando sono andato a Roma a studiare, quindi avevo già 17 anni quando sono andato a studiare a Roma, perché entrando in accademia pensavo che si potesse liberamente lavorare, disegnare, imparare, invece no, avevamo dei professori che erano dei grandi artisti dell'epoca, bravissimi, però volevano che si studiasse in scuola, poi dicevano: quando siete fuori fate quello che volete, ma qua si studia.
Voleva dire se ti metteva il calco di un piede del Mosè di Michelangelo, dovevi fare quel piede lì. Non potevi ispirarti al piede e fare una cosa e poi intitolarlo il piede. Ma ogni epoca ha il suo aspetto accademico. Bisognava, esattamente. Okay. Si faceva dell'accademia. Certo. Però era necessaria. Certo. E io ho capito che avevano ragione i maestri di allora. Quello che non succede nelle scuole adesso. Io so, mi è capitato, posso fare questa piccola parentesi? Mi è capitato di andare a visitare una delle accademie, non faccio nome, non faccio il nome di città, qui nelle nostre vicinanze, e ho notato che gli insegnanti non insegnano più, lasciano piena libertà ai ragazzi di esprimersi, però dovrebbero almeno avvicinarsi per correggere, dare qualche consiglio. Invece no. Allora ho detto, che sta succedendo qua? Sono i professori che hanno cambiato mentalità di insegnamento, siamo a un'avanguardia nell'insegnamento che io non conosco, oppure lo fanno perché sono ignoranti? Io penso più alla seconda cosa, anche se mi dispiace dirlo, ma ho avuto proprio questa impressione qua. Certe cose, certe tecniche, certe cose che sarebbe obbligatorio insegnare, non le insegnano, e ho avuto l'impressione, ma sai perché? Perché non le sanno. Non lo metto in dubbio. Sì, è chiaro che si può. Posso perde. Fare un piccolo esempio? È un piacere. Io ho qui un amico che insegna all'Accademia, che è venuto qua a trovarmi nello studio e mi ha detto queste parole. Pensa, Giorgio, che io insegno figura e non so disegnare. Questo è il colmo. Certo. Come la insegni? No, lascia che facciano. Come li correggi? Non li correggo. Lascio che facciano. Questo non è solo dell'arte, di molte altre cose. Il travaso delle competenze, ogni volta perdi una goccia nel travasare le competenze. Se ne ha perse parecchie di gocce. D'accordo. Chiudo la parentesi. Perfetto, comunque la parentesi è senz'altro condivisibile anche sotto molti aspetti. Meno male. Forse è meglio che non mi esprimo, dovrei fare l'intervistatore, bravo io, ma non mi riesce. Sto cercando anche di non pilotare la conversazione, ma di tirar fuori aneddoti su tutte le persone che io vado a memoria. Potresti aver conosciuto perché gravitavano intorno all'ambiente, ti hai parlato di Roma, ma soprattutto intorno all'ambiente viareggino. Sto pensando a pittori anche non viareggini, di epoca futurista, i nomi, vabbè, conosce Uberto Bonetti sicuramente, magari hai avuto occasione di conoscerlo, o altri pittori che hanno gravitato, che viareggino non è, De Pero, o De anche, Pero, sì. Sto pensando a Moses Levi. De Pero deve essere veneto, ora che mi ricordo. Mi pare che sia di Malcesine, perché a Malcesine... Io non lo so perché sono un professore. A Malcesine, mi è capitato di passare da Malcesine e di aver visto un museo di Pero. Provo a dire che è di quelle parti. Ce n'è anche uno a Rovereto, ma non voglio fare... Potrebbe essere... Poi verifichiamo, tanto le parliamo a braccio. E l'altra persona che mi viene in mente, sto pensando che avresti grosso modo di mio nonno, l'ha conosciuto, è Moses Levi, nato a Tunisi, sì. Ma è stato per molti anni a Viareggio e l'ha improntata Viareggio, anche in maniera importante. Ci sa dire qualche cosa su questi tre personaggi che ci hanno permesso? Io non l'ho conosciuto, ma era molto amico di un cugino mio. Quale cugino non lo ricordano mai a Viareggio, ma è stato un personaggio, Gino Parenti, il quale non solo era un grande pittore, ma veramente bravo, era a livello di Viani, io lo consideravo a livello di Viani, anche perché con lui ho avuto possibilità di imparare tante cose. Quando andava a dipingere lui, passava da me e diceva, Giorgio, vieni con me. Io prendevo la mia cassettina, i miei pennellini e gli andavo dietro. E lui, strada facendo, diceva, vedi questa stradina bianca, vedi questo albero che ha un verde particolare, specialmente accostato a quel verde marcio di quest'altra pianta, che è un altro tipo di pianta, vedi l'ombra, che colore ha, come cambia sul verde l'ombra e come cambia sulla strada bianca. Mi insegnava queste cose qua. E io ci andavo matto perché imparavo veramente. Però ero uno di quelli che diciamo, attingeva dalla natura e poi il quadro lo finiva in studio, sì. Naturalmente capovolgendo un po' quasi tutto quello che aveva fatto. Però gli serviva la natura per partire
Quello che poi ho imparato a fare anch'io un po', io facevo così a quei tempi, me ne andavo a giro, riproducevo quello che vedevo e poi andavo a casa e mi facevo quello. Quello che oggi si fotografa, Ecco, forse con molta facilità, io lo no? facevo col pennello perché la macchina fotografica non ce l'avevo, però avevo questa capacità di riprodurre con una certa facilità. Questo mio cugino se ne accorse. E insieme cominciamo un'altra attività, scusa se vado oltre, quello di fare l'illustrazione dei libri per i ragazzi. E con lui abbiamo lavorato moltissimo per due o tre case editrici contemporaneamente, nel campo della narrativa, ma soprattutto nel campo scolastico, libri di scuole elementari, Importante, e sì. racconti di storie, novelle, favole, perché allora c'era la favola che Certo. non si racconta più. Sì, anche quella spesso trasformata o rivista. Sto parlando di Viareggio come città marginale in un paese che è marginale come lo era l'Italia in quello scorcio di secolo. Poi c'è stata l'impennata che forse saprei descrivere, no? L'impennata del fascismo diciamo la fase della ricostruzione fino ad arrivare a un periodo storico di cui forse avrei voglia di parlare dopo. Ma focalizziamoci un attimino su quello che di accademico non è, perché già mi è venuta in mente una domanda da farti. Che cos'è che ha determinato secondo te il successo delle persone che ho detto prima, sto pensando anche a un Gerardo Dottori, in rapporto a pittori come quello che ho nominato che sono rimasti in anonimato? Che cos'è che ha fatto diventare grandi questi pittori che ho citato? Alcuni è stata l'originalità di interpretare e la natura e l'uomo, lo hanno preso a campione, poi ci hanno lavorato intorno con una personalità propria, quindi con vivacità, inventando, però era anche un po' il periodo che aiutava a questo. Periodo quando sono nati, dopo l'impressionismo, sono nati tutti gli ismi possibili e immaginabili, no? Il cubismo, l'espressionismo, l'astrattismo e via vai, avanti, avanti. Era diventata come quasi un'ondata, quasi una forma di pazzia. Tutti i pittori ci si sono buttati a Avanguardie capofitto storiche, su certo. questa novità per sganciarsi dall'Ottocento, dal Settecento, eccetera, eccetera. Era diventata come una specie di sbronza totale, però ci sono venuti fuori delle persone, dei personaggi e delle opere soprattutto notevoli, nuove, come concetto, come colore, come contenuto, C'è qualcuno di che cui hai lasciamo. invidiato l'idea, appunto? Sto parlando appunto di persone che hanno avuto un grosso successo. Tu hai avuto un discreto successo nella vita che credo che no, ancora non ti abbia reso giustizia. Essere sincero, parere mio personale, che spero che possa essere condiviso. Ma che cos'è che hai invidiato dei grandi? Io so che hai conosciuto anche Picasso. Che cos'è che. C'è qualche cosa che hai invidiato degli altri? Un'idea originale? Lì c'è un altro fattore che forse a molti dispiace che ne parli, il mercato. Vai, Il interessantissimo. mercato ha, come si dice, Determinato. lavorato molto su questi artisti, che la tendenza al guadagno piuttosto che al successo d'arte. Certo. Trovato la falsariga per guadagnare, si sono buttati a precipizio, ripetendosi all'infinito, perché il mercato tirava e quindi era questo che ha guastato alcuni dei pittori che erano nati bene e morti male, proprio per questo motivo. L'attaccamento al denaro, la voglia di guadagnare, non pensavano più a creare un'opera, a liberarsi di un qualche cosa che avevano dentro proprio per necessità propria, no? Soltanto per il fatto che dovevano guadagnare soldi. Qual era la formula per guadagnare soldi? Ecco, ognuno si era inventato uno stile che poi preso in mano a un mercante bravo ha avuto successo e quindi di questo stile ne hanno approfittato, hanno fatto un quadro. Lo hanno ripetuto all'infinito e questo è Sì, stato certo. il grande guasto
che è venuto fuori dal periodo dei, diciamo così, dagli anni 80 in poi, quando gli anni 80 erano già in decadenza il mercato, perché si erano accorti di quale secolo stai parlando? Grandi collezionisti, grandi amatori d'arte. Stai parlando del 1900? Parlo del 920, okay, questo... okay. 950, del 900. È impressionante parlare con te appunto perché non si sa neanche di che secolo stai parlando. Parlo del 950, 960, 70. Beh, è bellissimo quello che hai detto. Beh, credo che però arrivati a questo punto qui la china, che è stata poi appunto passata, sia in qualche modo la svolta ci sia stata con l'avvento del regime, no? Bene o male, tutto questo virtuosismo, questa originalità, non è stato azzerato con l'avvento del fascismo in Italia? È stata un'esperienza futurista? Come appunto in tutti i paesi a regime totalitario, qualche cosa è successo certamente, perché c'era quasi delle regole da seguire, ecco. Capito? C'erano al di fuori dell'arte, quasi quasi. La prima regola era quella di esaltare in qualche maniera gli effetti del regime, e quindi erano artisti al servizio. È anche vero che anche nel Medioevo, anche nel Rinascimento, i pittori erano al servizio, però erano al servizio di persone che amavano l'arte. Invece qua si trattava di esaltare certe regole di partito, certe... modi di organizzare la vita moderna, e quindi ha influito molto tutto questo. Non ne parliamo adesso dei giorni che attraversiamo ora, perché io non mi ci trovo, quindi non saprei neanche risponderti se mi farai delle domande in proposito. No, ma sto pensando, parlare prima di fare una piccola pausa se vuoi, sto pensando a come sono stati importanti gli anni 10 di qualsiasi epoca, no? Gli anni 10 del 1400, del 1500 hanno determinato delle svolte incredibili, sì. Proprio gli anni 10 di qualsiasi secolo, questi pare, ma anche per chi li sta vivendo, che non vogliano, non preludano a una svolta in senso positivo. Questa è una crisi economica da cui non ne usciamo, anche una crisi di idee, bene o male. Non si può neanche dire forse che siamo irregimentati, forse sicuramente è stato più difficile sopravvivere e vivere nell'epoca fascista, o no? Non so, questo non saprei risponderti, anche perché ho capito poco la domanda. Anch'io! No, sì. Sto cercando di dire, è una... risposta, cioè una domanda difficile, bisognerebbe che mi preparassi prima un pochino e poi ti rispondo. No, ma te che hai vissuto entrambe le cose, ti sembra una... Mi informo e poi ti rispondo. La faccio più semplice, perché mi pagano per fare domande difficili, di fatto. Se cominciamo a mescolare la politica con l'arte, addio, entriamo in un marasma dal quale ne usciamo con difficoltà. L'arte è politica, no? Volendo leggere molta storia della critica d'arte. Però no, sto pensando a una persona come te. È chiaro che l'entusiasmo... ora dirò un'altra cosa che non piacerà a nessuno, ma tutte le grandi opere dei grandi artisti, se uno guarda proprio l'epoca in cui sono nati, l'anno in cui sono nati, e l'epoca in cui hanno realizzato l'Europa più importante, Picasso con le Demoiselles d'Avignon, o qualsiasi pittore che ha realizzato la sua cosa più importante, sì. La fascia, mi sono divertito a fare questo calcolo qui, la fascia d'età è impressionante, 23,8 anni. Sì, vero. Quasi tutti gli artisti hanno fatto la loro opera principale intorno ai 23 anni, non hanno avuto la svolta. Te che di svolte ne hai avute nella vita, perché hai cambiato diversi periodi. Te hai passato la tua giovinezza, cioè il tuo periodo di massimo... resa, diciamo così, in un'epoca che non era senz'altro favorevole. Tutt'altro favorevole. Io ho passato la mia gioventù in mezzo alle guerre. Io ho fatto la guerra di Abissinia, subito dopo la guerra di Abissinia è nata la seconda guerra mondiale, e io prima della guerra di Abissinia avevo vissuto da bambino la prima guerra mondiale. Non l'ho fatta, ma me la ricordo. Mi ricordo la difficoltà di vivere, mi ricordo i prigionieri che io ho conosciuto nel giardino del Palazzo Polini, che era lì che li mettevano in attesa di mandarli. Chi erano i cattivi all'epoca? Qual era il nemico? Che ho fatto il quadro. Non so se è possibile metterlo qui e farlo vedere. Il montaggio sarebbe interessante anche. Sì, lo vediamo dopo. E tu lo guardi, è lì il quadro, nel corridoio.
Così mentre ne parliamo di queste cose qui, parliamo di guerre, lì è una, parlo che ricordano. Di guerra c'è poco, però ricordano un tipo di guerra, un tipo. Adesso stiamo vivendo ancora, diciamo, in una nuova guerra, impossibile da definirsi, ma ci siamo dentro. Siamo dentro, non ce ne accorgiamo forse. Non saprei come chiamarla questa guerra che stiamo vivendo. Sì o no? Ecco, non so quando comincerà sul serio o se è già cominciata e in che maniera finirà, questa non lo sappiamo, speriamo bene. Allora, già sentendo di parlare, la suggestione mia è aumentata tantissimo. Mi viene da pensare, mi metto nei tuoi panni, cosa difficilissima. Però mi è successo anche a me di parlare di episodi che ho vissuto e di vedere i miei studenti che fanno delle facce sbigottite. Spesso quando parlo degli anni 60, ci credo. A loro sembra che parli del futuro, perché se parlo di viaggio sulla Luna era gli anni 60, ma per loro è il futuro, non è il passato, un futuro che forse non vivranno mai, no? Quindi il ribaltamento fra passato e futuro spesso, si ha spesso in varie epoche, una persona che ha vissuto più di 100 anni, chissà quanti ne ha visti di questo ribaltamento, di progresso e di regresso continuo. E pensando appunto a come cambia il mondo, mi ha suggestionato tempo fa quando mi parlavi della mongolfiera che da Piazza Mazzini partiva per andare sul Monte Matanna, questo se uno ci pensa è il futuro, non è passato. Piazza Mazzini quale? Ti mi parlavi della mongolfiera che era ancora... Quale Piazza Mazzini? Di quale paese? A Viareggio? No, non partiva da Viareggio. Eccolo, vai, poi da dove partiva? Ma la mongolfiera partiva quel paesino che è prima di arrivare a Camaiore. Sì, ci sono... Candalla? No. Candalla c'è... Praticamente Candale è dalla parte opposta, parte di casa lì. Questo qui è un paesino che si prende per andare da Ponte di Sasso a Pietrasanta. Sì. Dice questo paese di cui non ricordo il nome in questo momento, accidente alla mia. Io sono di Pietrasanta e non me lo ricordo. Sì. Capezzano? Capezzano, esattamente. Credo che ci sia ancora, se tu ci vai a Capezzano, che è facile arrivarci, la base di partenza. Perché era una linea, diciamo, chiamiamolo teleferica, c'era una specie di cavo d'acciaio con i vari piloni, come se adesso si adoperano nelle risalite per andare a sciare. Sì. Più o meno era, però tanto in maniera molto, molto rudimentale, molto fatta in casa, insomma. E su questo cavo era agganciato un pallone frenato. Per salire su lo gonfiavano, si liberavano naturalmente di tutti i pesi che ci avevano a bordo, caricavano soltanto i forestieri che poi le borse varie, i pesi vari che facevano in un secondo tempo, perché altrimenti non risaliva, perché doveva risalire naturalmente. Quindi lo gonfiavano molto e lo alleggerivano anche molto. Gonfiavano il pallone e alleggerivano il cestello, no? E risaliva. Cioè i turisti andavano in mongolfiera? Andavano in mongolfiera e prima dell'albergo c'era l'ultimo pilone e la stazione di arrivo che distava qualche 100 metri dall'albergo del Matanna. Fantastico. Poi in un secondo tempo gli mandavano su i bagagli, perché anche quelli avevano un peso, no? Certo, fantastico. Con più scendere, mettevano la zavorra, sgonfiavano un momento il pallone, scendeva, guidato da questo cavo che scendeva di nuovo a Capezzano. Oggi sarebbe impossibile concepire una cosa del genere. Io l'avrei non solo ricostruito, l'avrei proprio conservata. Sarebbe stato meraviglioso. Purtroppo questo vedo è una cosa eccezionale, una vita moderna come la nostra. Avere questo mezzo. Sì, che tanto moderno non sembra, no? Visto che 100 anni fa si faceva questa cosa. Eh sì, no, io quando ero già vivo, io c'era ancora. Quando ho cessato tutto non me lo ricordo, perché poi io sono partito da... Mi sono andato via da Viareggio, della mia città e dintorni, non saprei proprio cosa raccontare. Hai vissuto cose che gli altri si possono solo sognare. Sì. Però era una cosa eccezionale. Sì, c'è qualche immagine, no? Ma sì, qualcosa ho rivista anch'io, però sentire parlare da te è una cosa diversa. Io devo avere un libro con un'immagine fotografica proprio, quindi scattata
il momento in cui il pallone parte da Capezzano per andare su. Allora, se mi ritrovi quell'immagine, perché questa mi ha suggestionato tantissimo, sentirti parlare di queste cose qui è fantastico. È fantastico. E sto pensando appunto ai corsi e ricorsi, cioè la nostra epoca e 100 anni fa, cioè a partire da oggi, dal 2016, e pensare a quello che succedeva nel 1916. Sì. Sono cose che ti hai documentato nel dipinto a cui facevi riferimento prima. Sto sì. pensando al periodo della prima guerra mondiale che te hai descritto in un dipinto di cui stavi parlando l'ho prima. Vissuto naturalmente da lontano, ma l'ho vissuta, perché a Viareggio io devo permettere una cosa, che io sono nato in via della Costa, attualmente via 4 novembre, ma allora si chiamava via della Costa, perché era molto vicina al mare quella strada, si chiamava via della Costa. Io l'ho vissuta, era già lontano il mare quando sono nato io. Si chiamava così. E angolo via Zanardelli. Praticamente la mia casa confinava con il giardino del Palazzo Apollinea. C'è stato un momento in cui, quando hanno tolto questo parco del Palazzo Paolina e è nata la scuola, io avevo la mia camera che confinava con la mia classe. Se bucavo il muro entravo in classe dalla camera mia, per dirti la presa. A quei tempi invece era tutto il giardino del Palazzo Paolina, questo bellissimo, ricco di piante, di querce, di alberi pieni di fronde, era bellissimo il giardino. E lì, nel periodo della guerra, avevano trovato l'unico posto con un recinto che c'era a Viareggio, con sedia, diciamo, da proteggere con una certa facilità dalle fughe, però non scappava nessuno perché stavano meglio lì dentro, bisognava che se fossero stati fuori. Lì erano guardati e poi, specialmente quelli dalla nostra parte, di via qua, della Costa, siccome la strada ai nostri tempi era nostra, non c'erano le automobili, i motocicli, non c'era, era la strada, era vissuta soltanto da noi bambini, che invece che stare in casa stavamo fuori di casa, si entrava in casa soltanto per fare colazione, mangiare, studiare e andare a dormire. Poi tutte le altre ore del giorno noi stavamo in mezzo alla strada. Naturalmente confinava la mia casa con questo muraglione, al di là del muraglione avevano sistemato questi prigionieri austriaci, eccoci, che ogni tanto beccavano là e li portavano poi chissà dove. Facevano tappa a Viareggio. Pensare che il nemico erano gli austriaci, te pensa come è cambiata anche l'iconografia del nemico, no? Loro hanno capito, questi austriaci, che c'era del caso, sentivano, si sono arrampicati sul muro, hanno visto tutti questi ragazzi che giocavano. Che abbiamo cominciato a fraternizzare con questa, che poi erano giovanissimi anche loro, perché erano della classe del Novecento, sì. Quindi avevano 17 anni, erano dei ragazzi, era l'ultima classe che ha fatto la prima guerra mondiale. È chiaro che il pensiero che fa venire descrivendo una cosa del genere storica, oggi quelli dall'altra parte del muro... Possiamo anche farla vedere? Sì, sì, non so se l'ha inquadrata, Victor. Sì, sì, l'ha già inquadrata. Sì, sì, sto pensando a oggi come dipingeresti... A come dipingeresti oggi una scena del genere? Oggi dall'altra parte del muro c'è gente con la pelle scura, no? All'epoca erano biondi, spesso nell'iconografia i buoni sono gli angeli, i neri sono i diavoli. Sì, eppure sì. Ti hai vissuto anche il dopoguerra della seconda guerra mondiale, in cui i cattivi erano i biondi, sì. E i buoni erano dei liberatori che non sono come si vedono descritti nei film. I liberatori avevano la pelle piuttosto scura, non da queste parti. Per essere spiccioli. I nostri liberatori, specialmente qui a Viareggio, erano neri. Vediamo se le cose che io ho studiato te le sai perché le hai vissute. Sto pensando al contingente dei brasiliani che sono arrivati per prima da queste parti, non so se hai avuto occasione. Noi avevamo non era una divisione, una brigata, non so che... la Buffalo si chiamava. La Buffalo era qua, erano tutti negri, sì. Sì. E si fermò a Viareggio e sostarono a lei, poi ogni tanto c'era come sono stati accolti? Si alternavano. È raro vedere immagini del genere. Come sono stati accolti delle persone con la pelle così diverse come liberatori qua a Viareggio? Figurati, ti puoi immaginare. No, io non mi so immaginare. Io l'avevo già conosciuto i negri perché ho fatto la guerra d'Africa, giusto. Quindi ho avuto contatto, poi ci sono ritornato a lavorare da civile. Quindi io sono stato a contatto con la razza nera per parecchio tempo.
avevo un rapporto diverso con i neri, fraternizzavo volentieri. Immagino. E a Viareggio come sono stati accolti, liberatori così anomali? E a Viareggio sì, con una certa diffidenza. Ah. Sembrava però che qualcuno sapesse come andava a finire, perché è un po'. È successo un piccolo fatto anche a me. Volevamo sfottere questa gente, noi, perché non è che ci piaceva tanto. C'era un piccolo giornale a Viareggio che si chiamava Il Libeccio. Che era il direttore del Libeccio, era un carissimo mio amico che poi si è perso a Firenze, morto là, e un giorno mi chiamò, mi disse: senti, me la fai una vignetta un po' contro questi negri, ci divertiamo un po', ci ridiamo sopra, dai, mi raccomando, poi magari tu fai il disegno e sotto ce lo scrivo io qualche cosa, no? E così avvenne, io feci un paio di queste vignette sfottendo questi colossi, perché erano alti, grossi, armatissimi, armati da tutte le parti, invece magari quando arrivavano a Viareggio viaggiavano anche senza armi, perché avevano capito dove erano. E passeggiavano in passeggiata in via Gofoscolo, in via del 4 novembre, cioè, le strade parallele erano tutte qua, praticamente erano di loro. Allora ero curioso di vedere, però la città era abbandonata perché era stata dichiarata zona di guerra dai tedeschi, perché pensavano che dovevano o prima o poi sbarcare in Versiglia gli americani, sì, erano i posti, sì. Quindi minarono tutta la passeggiata, fecero questi, come si chiamano? Casematte, questi, bunker? Bunker armatissimi, pronte a difendere. Tutte le strade che portavano verso l'interno avevano abbattuto con delle mine due case che facessero un'ostruzione alla strada, anticarro si chiamava, la pineta che c'era tra Marco Polo e la fossa dell'Abate, la tagliarono tutta in modo che i pini caduti così facevano una difesa anticarro, e infatti la guerra distrugge tutto quello che serve, quello non serve si distrugge, certo. E si distrugge anche quello che fa comodo, no? Quindi la città aveva perso il suo aspetto piacevole. Quindi sei stato politicamente scorretto. Sì, sono stato a un certo momento viene questo mio amico che mi dice: Giorgio, scappa via perché i negri ti cercano, ti vogliono, non dico fare la pelle, ma ridurti, ammazzati, se lo sono ripromesso, scappa. Io mi feci prestare la bicicletta e scappai a Camaiore. E poi per la vignetta? Sì, per la vignetta, perché loro si offesero di questa cosa. E vogliono sapere chi aveva firmato la vignetta. E mia moglie, che era rimasta a casa, mi disse: sono venuti a cercarti. Ma figurati, questa è una cosa buona. Sono venuti a cercarti in casa. Come hanno saputo attraverso che io stavo lì, insomma, sono venuti, però mia moglie dice: non c'è, è già tanto tempo che non c'è via, ma io non lo so, io sono la moglie ma non lo so dov'è. Cioè sembrava un reazionario, immagino. E poi finalmente dopo un bel po' di tempo mi arrivò la telefonata del direttore del Libeccio, dice: vieni pure, perché sono cambiati, dai, le truppe che c'erano sono andate via. C'era l'avvicendamento, no? E fu il momento in cui esplose la sede della Casa del Fascio, fu in quel caso lì, quando gli occupanti erano negri, c'era dentro un circolo ricreativo, bevevano, mangiavano, si bronzavano forse anche, e uno ha buttato fuori la finestra qualche cosa di infiammabile, lì invece avevano messo tutte le mine che avevano tolto dalla spiaggia, le avevano ingrumate dalla Casa del Fascio, questa villa che ti ho fatto vedere. Capito. Qua. Figurati. Morirono tutti quelli che c'erano dentro, c'era anche un sacco di ragazze via Regine che lavoravano nel bar, in questo locale. Fu una tragedia. Ma sentite la descrivere, non sembra proprio un avvicendamento, cioè il passaggio tra la fine del fascismo e l'arrivo delle truppe alleate, dei liberatori. Sì, non è cominciato molto allegramente. Non è cominciato allegramente. E invece il periodo fascista come l'hai vissuto? Visto sempre stato bello. Il periodo fascista, io devo dire,
delle verità. Io te e mi raccomando... periodo, io ho cominciato a fare il balilla, poi l'avanguardista, poi il giovane fascista, perché mano a mano che si cresceva si cambiava divisa. I giovani fascisti erano quelli che poi facevano il premilitare, cioè tutti i sabati andavamo a imparare a maneggiare le armi perché poi dovevi essere richiamato nell'esercito. E quindi ho vissuto tutta la vicenda fascista attraverso le divise del Balilla, avanguardista, giovane fascista. Mm. Non ti ci vedo essere entusiasta. Non mi ci vedi. Diciamo che sei stato. No, non ero un entusiasta. Io in politica non sono mai stato entusiasta. Mai, come non lo sono ora, non appartengo ad alcun al partito, non ho alcun pensiero politico. Mi potrei definire un anarchico tranquillo, un anarchico senza le bombe in tasca. La definizione fantastica. Come lo vogliamo? Però anarchici come me, ne ho conosciuti 3 o 4 che sono venuti qua a invitarmi a massa. Tu devi venire perché noi abbiamo un circolo a massa dove ci ritroviamo. Dico, ragazzi, io sono anarchico alla mia maniera, non mi fate trasferire nella città. E lì si ritorna la figura di Lorenzo Viani, che invece e io faccio l'artista e basta, anche lui era, ecco, artisti etichettati, appunto, perché questo ci riporta a Lorenzo Viani, che è sempre definito, no, un pittore anarchico, bene o male, ante litteram sicuramente. Infatti, sai che quando gli fecero fare il monumento, lui dovette prendere la testa del partito. E c'è una lettera scritta a un amico dove c'è scritto: questa volta mi hanno fregato. No, questa non la sapevo, Giorgio. Mi hanno fregato perché ho dovuto pagare la testa del fascio per poter fare il monumento ai caduti, altrimenti non glielo facevano. Questa non la sapevo. Non la sapevo, no, invece è successo. Ho capito, interessantissimo. No, sto pensando a tutti gli altri che hanno vissuto quel periodo l'ha storico. Fatto, lui l'ha solo progettato. Sì, sì, certo, lo so. Il che era, come si chiama, Rambelli, mi pare, lo scultore che ha realizzato l'opera. Però te lo devo raccontare perché forse i Viareggini non lo sanno. Un aneddoto divertente. I Viareggini, quella piazza lì, la chiamarono la piazza delle paure, sì, certo, perché non avevano digerito quei quattro, tre mostri di uomini, no? Specialmente quello che cade, sì, 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 e quello che semina poi è proprio Vianesco, sì, sì, e quello che è a terra morto, e la chiamata davanti, proprio di fronte al monumento, verso mare. C'era una piccola banca lì, c'era la finanza, più o meno in quella zona, una di quelle casette Viareggine, c'era una piccola banca, che fa lì? Allora subito i Viareggini, che sono sempre disposti a creare subito la barzelletta sul fatto, descrissero il monumento in una maniera divertente. C'è questo che cammina, che ha in mano, adesso non ci sono, ma erano delle fiamme con foglia d'oro, no? Poi il tempo l'ha portata via, però ho visto che adesso ci sono i ponti, forse lo restaurano, okay. Forse rifaranno le foglie, la fiamma come era nata. Pareva che portasse l'oro alla banca e quell'altro fa: no, non portarlo! Perdi tutto. E anche questo, quell'altro è già svenuto perché aveva già perso veramente tutto quello che aveva messo in quella banca. Speriamo che lo restaurino, perché anche questo focalizza l'epoca. 100 anni fa hanno dipinto tutto il che andrebbe dipinto. Questo oggi era continuo, la barzelletta che è nata su quel monumento. Attualissimo anche questo. A Viareggio non è mai piaciuto, ai Viareggini. Certo. Però c'è un monumento originale, sì, sicuramente, unico, sicuramente. Perché lì, essendo ai tempi del fascismo, c'erano delle regole precise quando si facevano le cose. I monumenti caduti, ci doveva essere l'Italietta dietro con la corona turrita in testa, e poi ci doveva essere il caduto che cade giù, capito? Era veramente così imbrigliato. Esaltare il sacrificio, era quasi una linea dettata dal fascismo. Invece Viani uscì fuori completamente da... E non so
come fu accettata questa idea. Era un monumento rivoluzionario quello lì. Effettivamente, lo è ancora. A distanza di tanti anni è sempre il più bel monumento ai caduti che hanno fatto in Italia. Sì, cosa non difficile. Vero, cosa non difficile. Stavo pensando a quell'aneddoto che ha raccontato su questa sorta di censura che viene dalla parte dei liberatori, dalla parte di persone a cui dobbiamo essere grati, e alle censure ben più stringenti che dovevano sicuramente esserci in epoca fascista. Parlavi dei monumenti a caduti che dovevano ricalcare un'iconografia ben precisa, però sto pensando anche a quanto la spinta futurista sia stata in realtà una vera e propria liberazione. Erano dei fascisti anarchici, bene o male, no? Così vengono descritti. Te non hai avuto occasione di conoscere Marinetti, sicuramente. Sì, io non l'ho conosciuto di persona, l'ho visto, perché l'ho visto entrare in questo gruppo al Cinema Eolo a Viareggio, che lui fece una, chiamiamola adunata, perché allora si chiamavano così ai tempi del fascismo, quando qualcuno si riuniva diventava una adunata. E adunate fasciste è un termine forse creato dal fascismo, adunata, non se ne sente più parlare di adunata. Sì, siamo molto di avanguardia. Di incontri, è vero? Sì, sì. Di richiami, Beh, però tutti i termini anche artistici. Le adunate erano solo fasciste. Perché sono molto mutuate dai termini bellici. Anche avanguardia è un termine. Soprattutto il fascismo riprese tanti termini romani, no? Dell'antica Roma, sì. Quindi già tutta la parte dei. Ma erano così strettamente legati? Un monumento avanguardista come il futurismo, perché è così legato? Perché lo consideriamo così legato con un regime? I termini romani. No, la domanda voglio fare un'altra. Un regime tende a conservare, quindi essere conservatore è ispirarsi al passato, no? L'eternità dell'impero romano, è normale un'iconografia del genere. Il futurismo è il contrario, dell'essere conservatore. Esattamente. Perché è stato così funzionale al fascismo, se così è stato il futurismo? Ecco, perché io credo che nel futurismo, che andava alla ricerca di rinnovamenti, di qualche cosa che doveva cambiare perché c'era qualcosa che non andava, abbia trovato il fascismo, ci abbia trovato qualche cosa che in un certo senso un aiuto, una forma di propaganda. Perché l'hanno accettato? Me lo sono domandato tante volte anch'io. Io penso che sia questo il motivo, perché il fondo, diciamo così, del fascismo, della teoria fascista, era quella di cambiare. Cercavano un cambiamento. Beh, prima di essere un regime, è chiaro, prima c'era una rivoluzione, quindi, poi. Quindi cercavano la formula giusta per cambiare, e la formula era quella di essere più militarizzati, più disciplinati, più controllati per forza di cose. E però in questo futurismo che voleva, come disse Marinetti, una delle sue donate, distruggere il passato perché avevamo bisogno di cose, un mondo nuovo, no? Credo che l'abbia ripetuta questa frase anche quando fece questa riunione di futuristi a Viareggio. E il De Pero molto ovviamente era uno di quelli che c'era, ovviamente, in questo certo. Gruppo. Io ero ragazzo, però mi ricordo questa, ebbe grande successo. Futuristi a Viareggio, ne parlavano tutti i giornali. Andando a cercarli nei giornali di quel periodo, sicuramente certo. Ci troverete del buon materiale. E fra i futuristi viareggini, appunto, Bonetti, De Pero, ecco, Bonetti, Moses Levy. Bonetti in particolar modo ci si è dedicato studiando a fondo e ha creato delle cose mica male. Abbiamo fatto delle bellissime mostre a Bonetti, non a Viareggio ma fuori di Viareggio. E non so se tu conosci le opere, sì, futuriste di Bonetti. Sì, sì. Sì. E lui era appassionatissimo di questa forma rivoluzionaria dell'arte. Gli faceva comodo anche perché lui non è stato un pittore, è stato un grande artista, un grande grafico. Mirava a lavorare nel campo della pubblicità, quindi cercava gli elementi giusti. E nel futurismo ha trovato le sue linee espressive ideali, sì, sì. Pochi segni,
cioè segnare molto, e dire con poche parole, risolvere un problema o lanciare un'idea nuova. Più o meno questo era lo scopo del futurismo. Spacchiamo tutto e ricominciamo da capo. Quindi c'era una spinta propositiva, non era soltanto distruttiva. Non era distruttiva. Pensavo che distruggendo il passato, non solo con la memoria, ma anche veramente, materialmente distruggendo, ci fosse la base per poter ricrescere, rinascere in formula nuova. No? E anche questo era politicamente scorretto, perché voler bombardare i musei, distruggere Venezia, umiliare anche la figura, meno male che è esaltata no? dal romanticismo, la figura della donna mortificata. Infatti furono bocciati anche dalla maggior parte dei futuristi, questa storia di spaccamo tutto. No? Ecco, la gente come reagiva nei confronti di questa cosa? Che anche la mortificazione a figura femminile? C'erano... Era molto vasta la gamma dei fascisti, c'erano quelli leggeri, c'erano quelli rivoluzionari, c'erano i bombardieri, ma c'erano anche i ben pensanti. Certo. Prendevano le cose migliori del futurismo perché veramente potevano servire a qualche cosa, e a qualche cosa sono servite. Certo, come tutti penso io. Sicuramente, sì, anche con senno di poi. Perché anche ora, tuttora, io non mi ci metto dentro perché non mi ci... io dipingo e attingo ancora dal futurismo certe forme, certe linee che mi fanno comodo per esprimere in maniera diversa. Certo. Attingo sempre da quella gente là. Sì, attraversate tutte le avanguardie. Non è un autoincensamento, è un modo, modo per dirti perché ho fatto quel baffo là. Sì, sì. Quel baffo là ci sta bene per questo motivo. Mi dice questo, altrimenti con Dario Penilato non ci sarei riuscito. Ancora, sei stato molto bravo anche a eludere una domanda, nel senso, quando ti ho chiesto esplicitamente se c'è stato qualche pittore verso il quale hai un debito di riconoscenza, chi è che ti ha travasato di più? Ti attingi un pochino a tutte le avanguardie con il tuo stile. Qual è quella a cui sei più legato fra tutti i personaggi che hai conosciuto? Fra tutti i personaggi qua? Fra questi o altri? E qui comincia ad andare è difficile, un po' perché mi dimentico i nomi, mi dimentico i personaggi, li ricordo ma non saprei descriverli. Perciò con cui hai condiviso di più? E io col futurismo mi sembra che, come si chiama, vedi, io adesso ho un'amnesia, c'aveva quello che faceva quelle esplosioni. È interessante, arriviamoci. Anzi, rimarcava la velocità con dei segni violenti di pennellata. C'era Dottori che faceva Dottori. Dottori è uno dei futuristi che mi è piaciuto anche molto. A me. Però lui era, si era divertito a fare l'aereo pittura, cioè saliva sugli aerei e guardava il mondo da un altro punto di vista. Ce ne sono di bellissimi, dei punti di vista visti dall'alto, interessante, simultanei, prospettive interessantissime. Da più punti di vista simultanei che si incrociano. Molto bello, io ho visto di tutto una mostra in Umbria, proprio sull'aeropittura di... Sì, lui è perugino se non sbaglio, no? Però ha lavorato anche a Viareggio tanto tempo. A Viareggio avrà lavorato, sì. Ho visto delle visioni aeree del lago di Massaciuccoli anche, che erano stupende, e anche di Lucca. Esattamente, sì. E anche di Lucca, era fantastico. C'era, e come no? L'hai conosciuto personalmente, sì? No, l'ho conosciuto soltanto per averlo visto da lontano. Okay. Mai avvicinato a quella gente là io. ero completamente, ero ancora uno studentello praticamente. Non ero degno di essere di loro. Bonetti c'è entrato perché è innanzitutto il più vecchio di me, di tre anni. Tre anni sono tanti. Sì. Avvicinandoci a quelle date lì, tre anni sono tanti. Certo, certo, chiaro. Io l'ho accettato quando ho cominciato a decidere di fare il pittore, e una delle prime cose, quasi quasi, potrei non imitare, perché non ho mai detto di imitare, potrei prendere qualcosa da questo pittore per esprimermi. Sì, sì, certo. Non ho rubato niente. No, assolutamente. Sono affezionato a certe linee di forza, le chiamavano così loro. E le adopero così spontaneamente. Mi viene fatto,
ce le lascio. Okay. Per fare una domanda molti, molti mi dicono non lo capisci perché sono cose di un tempo passato che tu non conosci, ecco perché non le capisci. Volendo concludere questo primo incontro, poi ce ne sarà degli altri sicuramente, volevo chiederti: c'è qualcuno che rimpiangi di non aver conosciuto? L'altra domanda mi è venuta in mente. Sì, ci sono tanti personaggi che mi sarebbe piaciuto essere più vicino a quell'ambiente. E io un po' per motivi di età, un po' per motivi di una scelta precisa di lavoro, non sono riuscito a entrarci dentro. Sono sempre stato con un piede di qui e un piede di là in tutte le faccende che sono successe nel mio periodo, dagli anni 20 ad oggi. Sono sempre stato con un piede di qui e un piede di là. Non ho mai voluto entrare in pieno in un ambiente, in un pensiero attuale, no. L'ho voluto sempre guardarlo dalla mia finestra. L'attualità piuttosto che esserci dentro. L'attualità la è rappresentatissima. E così faccio tuttora quando vivo la mia vita di pittore, mi affaccio per vedere dalla porta che cosa sta succedendo là. Ma è un mondo che no, non mi interessa. Sono completamente fuori ormai. Sì. Sono un isolato. Sono un eremita in città, come mi devo definire? È il mondo che ha isolato adesso. Ho parlato di condivisioni, di esperienze che forse era più facile anche condividere, erano più collettive. Dagli entusiasmi. Sì. Oggi una grande adunata la farebbero sui social network, lo sai. La gente si ritrova sui social. Infatti non si conosce. Non ci sono luoghi fisici. Ormai. Ma oggi ho l'impressione che non si concepisco più neanche la chiacchierata al pubblico, come si chiama? Assolutamente, no, ma infatti non si fa. Quando dico venite che parla Tizio. Assolutamente. Sempre pochissima gente ci hanno. A parte quando parla Michetti. Pochi, diciamo, tifosi. Sì, sì, di fatto. La gente può di esprimersi. La gente preferisce guardare un po' da lontano, va bene. C'è questo distacco. Credo anche da questo mondo, vero? Della politica, dell'arte. Sicuramente, si fa con altri mezzi. I giovani specialmente stanno lontani da tutto. Non so se stanno a guardare o se non hanno ancora capito da quale parte devono guardare. Quindi pensi che un giovane oggi non avvicinerebbe mai Lorenzo Viani alle spalle? Sì, è vero? Non andrebbero mai a guardarlo. Non ho capito se guardano oltre, dove non vedono niente, o se guardano nel passato e non riescono a vedere qualcosa. Fantastico. Sarà così. Quindi non li invidio i giovani di oggi. Benissimo. Non li invidio affatto. Io direi che si può, per la hanno, prima puntata... Hanno loro gravi problemi. Perché qualcuno è venuto qui da me, Michetti, che farebbe? Io intanto la prima cosa che gli consiglio, piglia le gambe e scappa. Ma dove? Scappa! A che parte, però non pentirti mai di essere scappato. Certo. Io quando sono scappato invece, sono scappato. E sapevo, scappato già una volta, certo. Dove dovevo andare perché c'avevo già qualcuno che mi aspettava, quello è il mio vantaggio. Però sono scappato. Poi la vita me la sono fatta piano piano e loro non sanno dove scappare. Beh, quello discorso. Dove scappare. Sì, infatti. Scappare da cosa poi? Se tu glielo dovessi dire, dove scappa? In Inghilterra, sono scappati tutti. Sono scappati tutti, ma c'è più Pisani in Inghilterra. Tutti in Inghilterra, non ho ancora capito quanti riesci a ricevere. No, infatti sono usciti dall'Europa, visto? Hanno fatto infatti, la Brexit. C'è un motivo uscito. E poi state a vedere scappare da che cosa? Te sapevi da cosa scappare senza sapere che cosa senza scappare. Sapere da che cosa non si non sa neanche da che cosa si scappa, Giorgio. No, sarebbe interessante chiudere. Se vuoi che chiuda con cosa ne penso del mio resto della mia vita. No, sto pensando al discorso di prima, ti ho alzato la palla ma non l'hai schiacciata. Quando ti ho chiesto quale grande personalità del Novecento avresti voluto conoscere, non lo so. Sarebbe carino che tu concludessi con quella battuta che hai fatto prima. Quelli che non ho conosciuto ora, prima o poi. Del passato passato vorrei essere stato Michelangelo. Io mi sono. Già da ragazzo mi sono innamorato di questo modo di concepire l'essere umano, le grandi superfici da dipingere. Questo sarebbe piaciuto, essere Michelangelo.
ci stai riuscendo, se fai parallelo, insomma, paralleli con Michelangelo. Dice, la scelta non è mica male, insomma. La scelta non è male, poi porta anche fortuna, perché Michelangelo è morto a 89 anni in un'epoca dove l'età media era di 60. Sì, è vero. Quindi è stato fortunato anche lui in un certo senso. Se si fa la proporzione, ti dovresti arrivare circa a 164. Hai capito? Sì. Mamma, ce l'ha ancora Giorgio, eh. Fantastico, benissimo. Perfetto, dunque, sì. Allora vogliamo chiudere questa nostra chiacchierata, vogliamo chiudere in bellezza con un mio pensiero. Posso? Non vuoi dire di no? Tra poco io me ne andrò. Ho 104 anni, scusate se vi parlo di questa roba, ma è una realtà. Però vado via con una certa allegria, non è che mi dispiace molto, ho vissuto la mia vita, ho conosciuto tanta gente, il presente mi piace meno, e tu mi facevi delle domande su certi personaggi. Vado via anche perché ho un pensierino, che al di là ci sia ancora i nostri che sono passati e se ne sono andati, che si ritrovano in un angolino, non capisco dove, a che distanza, però magari ritrovo il De Pisi, si ritrova Michelangelo, e mi ci infilerei volentieri in questo piccolo, grande, enorme quartiere fatto di arte e di artisti. Questo è il mio pensierino e l'augurio che mi faccio. Grazie ragazzi. Sto sentendo garbata.